Pensate, io a un certo punto, ecco, diciamo, mi vorrei un attimo fare un'imitazione, ecco, questo così, un'imitazione. Se voi sentite questo per me grande personaggio, gli farete un applauso dal cuore. Lui vi avrebbe salutato in questo modo, ecco. Tu fatti che i bambini sono belli proprio, guarda, tu fatti un applauso ai bambini, che la cosa è proprio troppo evidente proprio, qua. Non faccio proprio, mamma mia, dammi i bambini. Grazie. Con lui c'era un personaggio, questi bambini proprio, gli piacerebbe proprio tantissimo. Facciamo un applauso a questi bambini, proprio, meglio scogli, proprio, proprio così. Questo, iniziamo con le imitazioni, ma ecco, visto che il tempo, signori, il messaggio, io do un messaggio con il cabaret, perché ho visto che il tempo corre molto in fretta, proprio, io mi ricordo qui, giocavo da bambino come loro, e mi sono ritrovato oggi a 40 anni. Il tempo corre, il messaggio che voglio darvi è di godervi il momento, proprio di godervi il presente. Questa riflessione l'ho fatta, diciamo, verso luglio l'altro anno. Guardate che mi è successo, luglio l'altro anno, il tempo proprio è volato, una cosa, mi stavo a fare il bagno al mare, esco dall'acqua, ma scivo, entro dentro un negozio, era Natale. E il presepe. E il bambinello con i braccioli, dico te che sta a fare? Cioè io mi stavo a fare il bagnetto, mi hanno messo qua, che cazzo ne so? Dico esco da sto negozio, entro due negozi dopo, era Pasqua! Logo, ronco l'uovo dentro al bambinello, dice te che sta a fare? Dio sta dappertutto, che non lo sai, mi ha detto, te rendi conto. Oggi con la tecnologia, vedete il presepe, sarà il bambinello con l'iPhone, veramente con l'iBook. Adesso il bambinello lo mette sul presepe e ci attacca la vacca se connette con il mule, te rendi conto, sì o no? È la tecnologia che ci ha rovinato, la tecnologia, perché vogliamo avere sempre di più, vogliamo avere sempre più grande, voglio quello più grande, più grande, più grande. Ecco che prima c'era il Peramento a Gino, c'era il Pizzicagno, oggi ci stanno questi supermercati, ci stanno questi veramente, Eurorama, ecco che fa, Eurorama è una cosa proprio che, hai visto quanto è grosso, sembra un aeroporto. È entrato un signore con la moglie, è entrato, si è persa la moglie, dice Dio, allora mi sono perso mia moglie, disperato, aiutatemi, mi sono perso mia moglie, cerca un signore, scusi, guardi, mi sono perso mia moglie, questo signore, guardi, me la sono persa anch'io, cercavolo insieme. Allora gli fa, com'è sta moglie? Guarda, mia moglie è alta, due gambe da paura, anziano da paura, un culo da paura, dice la sua, dice no, cerchiamo la tua che è meglio, guarda, ma che davvero?